di storie raccontati in un libro, quali sono? 46 anni. 46 anni, quali sono i passaggi fondamentali e i ricordi più belli? I passaggi fondamentali per noi sono soprattutto quelli anche in cui abbiamo cambiato, per esempio, da quando dalla cantina di Via di Panico siamo passati al Salone Margherita, quindi da un deposito di fiaschi e bottiglie, bottiglie che fiaschi, per la verità, e dopo 7 anni passammo al Salone Margherita, che era un grande teatro importantissimo, un po' decaduto, era un tempio della Belle Époque, tempio del Café Chantant, prima poi del Varietà e poi via via anche di commedie importanti, di grandi attori come Aldo Fabrizi, Totò e prima ancora delle grandi vamp degli anni 20 come Anna Fouché e prima ancora della Bella Otero, eccetera, e poi alla fine nel 72 arriviamo a noi. Ecco, queste le due tappe fondamentali, cioè l'aver preso una cantina e l'averla trasformata in cabaret e poi aver preso un glorioso teatro decaduto e averlo riportato a una certa altezza. In questa sua carriera la parte che le sta più a cuore qual è? Ma direi tutta, certo quella che in fondo mi commuove di più è quella degli inizi, come sempre succede, no? Anche perché nessuno avrebbe immaginato che sarebbe durato tanto, nessuno avrebbe immaginato che avremmo poi portato le nostre modeste cose a una platea di milioni di spettatori. Oggi si potrebbe ripetere, secondo lei, quell'esperienza? È un po' difficile, non credo che sia possibile, anche perché c'è una proliferazione dei mezzi di comunicazione che sembra agevoli un po' un'attività di questo tipo, ma in realtà c'è una frantumazione tale dell'attenzione da parte di tutto il pubblico, che non è più pubblico solo di telespettatori, è anche pubblico di internet, pubblico di blog, eccetera, per cui l'attività di un gruppo singolo che inizia una scalata di questo tipo forse non sarebbe altrettanto, cioè non è stata agevole neanche per noi, però poi ce l'abbiamo fatta. Un altro aspetto oggi della satira politica è facilmente riproducibile come nella sua esperienza descritta? Ma la satira politica è sempre possibile perché uno abbia il coraggio di farlo. Certo c'è un momento un po' complicato dalla autosatira o autocabaret che i politici fanno su se stessi.